Via, si parte, è iniziata Lecce-Juventus, il posticipo della 21esima giornata di Serie A. Andiamo subito a cercare la profondità e siamo subito molto aggressivi con Gatti che arriva sul fondo, il traversone per Vlahovic che prova ad andare in anticipo con il destro. Palla sul fondo, Uden, dopo aver ricevuto la sfera da Gonzalez, il pallone al centro dell'area. Krstović se la porta sul sinistro, palla fuori non di molto. Va Miretti, pallone profondo sul secondo palo dove c'è McKennie, il salvataggio praticamente sulla linea di porta di Krstović. Ildiz, il controllo di Vlahovic, ancora Kenan, prova a cercare Dušan, slitta ma sta in piedi. Kostic, bordata, grande movimento in area di rigore, il pallone verso McKennie, la palla rimbalza davanti a Falcone. Grande palla questa per Ildiz, il controllo è fantastico, ancora Ildiz, Ildiz, Falcone, respinge, allora Vlahovic si coordina, Vlahovic, Dušan Vlahovic al 59esimo minuto, fa un altro gol, capolavoro. Ripartiamo da qui però, ripartiamo dal controllo di Ildiz, che fa già tantissimo, poi calcia, mette in difficoltà Falcone che respinge. Cambiaso sa dove c'è Dušan, lo serve lui, la schiaccia a terra, la mette praticamente sotto l'incrocio dei pali. Falcone la può solo guardare, si infila in rete, 1-0. Kostić, pallone al centro per McKennie, e poi Vlahovic. Sorride McKennie, sorride Vlahovic, sorride la Juve. L'ha chiamata anche Gatti questa palla, è arrivata a McKennie, la zampata di Dušan. Forse il gol è di Vlahovic. Però poco ci importa di chi sia, l'importante è che il pallone sia entrato. Abbiamo raddoppiato. Pallone al centro per Bremer. Gleison Bremer, cala il tris, la Juventus e chiude definitivamente la partita. In area di rigore, trova il suo primo gol in trasferta quest'anno. Aveva segnato in casa contro il Cagliari. Fa 3-0. Finisce qui, finisce 3-0 per la Juventus al Via del Mare di Lecce.